Buonasera, benvenuti alla questa diretta. Buonasera, benvenuti a questa diretta, una diretta incentrata sui messaggi che noi riceviamo dal mondo dell'oltre. Aspettiamo che vi collegate un secondo. E poi iniziamo. Nel frattempo, speriamo che mi sentite bene. Nel frattempo, ecco, vediamo un attimino di vedere se giustamente. Aspettate che mettiamo un po' più di luce. Oh, là. Ok. Ciao Mirella, ciao cari. Ciao a tutti. Inizio un po' a. Diciamo intanto che vi collegate, saremo un'orettina insieme, un'orettina nella quale andiamo a almeno provare di farci passare un'oretta un pochettino tranquilla, nella quale diciamo in astrale io vado nell'oltre e aspetto di vedere quelle che sono le persone che vengono a trovarci, no? Non ovviamente non c'è bisogno di prenotarsi. Mi sentite? Sì, sentite bene? Sento sì, no? Vediamo, vi diamo gli audio perfetti, grazie Mirella. Se non ci fosse tu, mamma mia. Fantastico. E quindi diciamo, mi hanno chiesto appunto di spiegare un pochettino com'è il tutto, no? Allora, io vado di là nell'oltre, aspetto, ho un ragazzo meraviglioso che mi aiuta e mi accompagna in questo viaggio, si chiama Gianluigi ed è il figlio di Anna Maria Squeri, che si trova appunto nell'oltre e lui davvero mi dà una grande mano con le persone, no, che devono andare a portare il messaggio. Dicono anche giustamente com'è, cioè come deve fare e quant'altro. Quindi diciamo molto 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 bello da questo punto di vista. Io non conosco le persone che incontro, quindi non ci sono per me nomi, non vengono da me a dirmi il nome, ecco, è successo, ma è una cosa veramente molto molto rara. Quando vengono mi fanno cadere l'occhio, proprio letteralmente, no? Sul vostro nome. Ciao Katia, scusa sul vostro nome che è presente nella chat. E a quel punto io riesco a darvi il messaggio. Quando vado di là non sono io che posso in alcun modo decidere a chi dare il messaggio o a chi no. Sono solamente loro che mi dirigono, a loro insindacabile giudizio. Dico sempre, ci sono, quando non ricevete un messaggio, magari in quel momento forse non è veramente il momento, oppure può essere che magari ci sono delle persone che amano più un altro tipo di medium, no? Perché può essere anche questo, assolutamente sì. Quindi, mi ripeto, mi basta solamente la vostra chat, anche un ciao va benissimo, e si inizia con questi messaggi. Per poterli avere più belli, l'importante è che io chiedo a tutti di cercare di mettervi il vostro cuore con calmo, cercate di togliere dove è possibile, perché io, santo cielo, capisco molto bene che non è facile, ok? Anch'io ho persone di là, anch'io ho sofferto come tutti voi, no? Quindi ovviamente non aver cercare di togliere per un secondo il dolore non è facilissimo, però se riuscite a farlo, loro riescono a comunicare meglio. La comunicazione avviene in 3000 modi, può essere che mi comunicano tramite, diciamo, si fanno vedere, quindi io vi descrivo tramite dei profumi oppure tramite delle sensazioni, insomma, chi più ne ha più ne metta.
L'importante, ripeto, che sappiate che io non posso in alcun modo decidere a chi dare il messaggio e a chi no. E basta solamente un messaggio, quindi anche se voi mi dite ciao, c'è un messaggio per me, ciao, c'è un messaggio, più voi insistete, più loro vanno indietro da dove sono, no? Dalla postazione, tra virgolette. Vanno indietro perché la vostra insistenza, è brutto da dire, ma la vostra insistenza purtroppo invece di avvicinare li allontana. Che cos'è che li avvicina? Li avvicina il vostro sentimento d'amore. L'amore è un ponte che unisce veramente tutto ed è quello la magia che si crea appunto anche stasera. E questo è quanto, ok? Quindi non ci si prenota per questo motivo, ecco, non per niente altro. Dunque, intanto che iniziamo la nostra diretta, prendo un po' più vicino il mio telefonino, in maniera da vedere meglio la chat, che così almeno riusciamo, che sono anche un po'. Allora. Poi mi è successa una cosa particolare, che adesso vi dico subito, tanto che aspetto che vi collegate tutte quante. Oh là, oh perfetto. Ci siete, ci siete. Boh, alle. Io ci sono e possiamo iniziare. Vediamo subito. Allora, Tiziana la zia, inizio subito a risponderti, giustamente. E inizio a risponderti nel dirti che per quanto riguarda Marco Verdigi che mi ha scritto nella chat, allora Marco Verdigi non è con Gianluigi in questo periodo perché molto più semplicemente lui sta facendo un lavoro molto particolare che è quello di seguire i bimbi. Che sono naufraghi, ok? Quindi è più vicino ai profughi, tra virgolette, passami il termine, e dei bimbi, proprio dei bimbi, quindi li sta dando sempre vicino al mare, ma li sta dando tanto, tanto, tanto amore, tanto coraggio, le infonde coraggio, le infonde calma, quindi sta facendo un lavoro veramente molto, molto, molto molto forte. Per questo motivo non è, tra virgolette, con Gianluigi, ecco. Voleva dirti che ti saluta sempre, è vero che hai questa bimba meravigliosa, Tiziana, che lui ama in particolar modo perché gli è molto affine ed è vero che si può comunicare con lei nella medianità. Perché il suo spirito è un ponte tra di qui e di là. Ok. Poi volevo dire anche questo. Succede, no? Perché magari succede anche a voi. Ci siete, vero? Mi sentite sempre? Ok. Quindi tanto perdo dei pezzettini. Piccoli, piccoli, piccoli. Ok. Allora, volevo dirvi questo. Quando io faccio il post, no? Ecco, quando faccio il post è ovvio che sono curiosa, no? Quindi guardo nella chat e appunto ho letto il messaggio di Tiziana Zia che mi chiedeva, eccetera, eccetera. E poi ho visto ed è arrivato prepotentemente davanti a me, quindi io sto, ero un bimbo, un ragazzino, un bimbo. È venuto da me e io ho fatto wow, perché di solito non vengono così se io non sono in diretta, perché io dopo le dirette chiudo i canali, quindi non sento, non vedo più nulla, come è giusto che sia, che lo scrivo sempre, no? E sono venuti invece, è venuto questo ragazzino e poi è venuta questa ragazza e infatti ho messo, voi vedete questo, no? Non so se lo vedete questo qua. Che è una bellissima gnoma, non vedete bene il colore, ma è un rosa antico, molto molto bello, che piaceva molto a questa ragazza, ok? Quindi questa ragazza gliel'ho messo proprio
in suo onore. E perché insomma, è venuta anche lei. Allora, niente, vedo questo ragazzo, però la sua mamma non riusciva a trovarla perché eravate talmente in tanti in questo posto e io sono impazzita, non nascondo che ho cercato per molto tempo tra una chat e l'altra, tra tutte le chat, quello che poteva essere la mamma di questo bimbo. Perché la mamma di questo bimbo, finalmente sono riuscita a trovarla, quindi non so se è presente perché non ho visto la chat adesso vostra, però ho preso il nome. Allora, si chiama Anna Maria Baroni. Ok? Allora, mamma, mamma che ti chiami Anna Maria Baroni, spero tu sia in collegamento, possa sentire. E perché tuo figlio mi ha detto una cosa in particolare, no? Mi ha detto che lui alle volte era un po' nervoso perché aveva male a un dentino, aveva proprio male al dentino forte forte e non riusciva a esprimersi benissimo, ok? Per cui c'era proprio la difficoltà nell'esprimere questa cosa qua, questa forma di dolore, insomma, che aveva al dentino. Vuole dirti, non so se tu l'hai mai visto il film, come si chiama? Quello che lasciano il bambino a casa. Oddio, come Cole Colking, come si chiama? Aiutatemi. Mamma, ho perso l'aereo, una fase del genere. Che c'è il bambino che rimane fuori casa e mi ha fatto ridere perché fa la stessa cosa questo bambino di Anna Maria Baroni, abbiamo detto. Lei mi ha fatto vedere che lui mi ha fatto vedere che corre e non solo corre, ma muove le braccia così e urla, fa e dà proprio un urlo liberatorio di felicità che mi ha ricordato appunto questo bambino che si ritrova in questa casa enorme senza questi genitori e questa famiglia molto importante che aveva, un po' pesante, e che è felicissimo, quindi corre e fa proprio questi gesti qua. Quindi non so cosa vuol dire, però so benissimo che lui sta benissimo e quindi ti voleva dire che ha dato sfogo a tutto quanto, non ha nessun tipo di dolore, soprattutto non ha più questo male al dentino. Ma crede che è proprio l'ultima delle sue cose perché c'era questa cosa, una cosa che le manca un po' questo pupazzino, però è una cosa molto materiale e poi per il resto lui veramente sta facendo così e corre come un forsennato e corre diciamo che a grandi linee posso dirti che assomiglia moltissimo a un prato, ecco, molto a grandi linee perché lui in realtà sta correndo per darti un'idea visiva sull'energia delle ali arcangeliche degli angeli. Quindi lui sta correndo su di loro, quello è il suo prato, ok? E gli angeli sono molto felici di lui perché ha fatto qualcosa di stupendo. Lui è riuscito ad andare e a far vedere oltre quello che doveva, quello che è. E quindi ha avuto una lezione che ha dato anche agli altri, meravigliosa, per cui immediatamente lui è stato posizionato vicino agli angeli. Scusate, mamma, ho perso l'aereo, esatto. Scusate se mi sono divulgata, ma questo bimbo ci teneva molto a dirlo alla mamma, una mamma che si chiama Anna Maria Baroni. Okay? Per quanto riguarda Valeria Viglia, sì, ti confermo che era Gianluigi, gliel'abbiamo chiesto, era Gianluigi alla finestra e ti confermo anche che era insieme a un ragazzo sul biondo. Ora parliamo invece della ragazza. Questa ragazza invece è una ragazza che ha il capello sul castano, però è sul biondo e io l'ho già conosciuta questa ragazza che ha una dentatura importante, diciamo così, ecco che voleva qualcosa di rosa. Io non so se voi riuscite a vederlo, il colore che è rosa, ecco, lo vedete che magari
sul mio blu si vede un pochettino di più, eccolo qua, il rosa di questa ragazza che voleva qualcosa di rosa in questa diretta per farlo sapere alla sua mamma che io ho messo qualcosa di rosa anche per lei, ok? Bon, riprendiamo nella nostra diretta. Allora, adesso io socchiudo un secondo gli occhi e ok, Rita di Rienzo. Un po' dispettoso, eh? Un po' dispettoso comunque. Bene, mi ha piantato un dito nell'occhio per farmi dire questa frase. Vedi tu com'è dispettoso. Comunque, Rita De Rienzo, il messaggio che ti dà è semplice e dice questo. Nei tuoi occhi rivedo i miei. Bene, volevo dirvi anche che è qualcosa di meraviglioso vedervi tutti quanti insieme. Io, non questo sabato, ma il prossimo, sarò a Bologna che vado a rifare in pratica un primo livello Reiki con Gaetano Vivo. Sono molto 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 emozionata di rivivere questa meravigliosa esperienza, prima di tutto perché è nella mia città e poi perché è stato proprio il Reiki che mi ha aiutato ad aprire tutti questi canali e a riuscire a sentire in maniera così meravigliosa le energie universali, ad operarle anche sia per il mio benessere, per gli altri e per i nostri animali pelosi. E in questa maniera, utilizzando l'energia universale che si canalizza dentro di me, non usando la mia personale, ecco perché mi vedete così tranquilla, così a posto e soprattutto non mi stanco assolutamente. E quindi niente, poi vedrete le mie foto con la sala dove vado a fare Reiki e non vedo l'ora, il 19 e il 20 marzo. Benissimo, allora detto questo, ritorniamo a noi. Ora chiudiamo gli occhi. Sì, ho capito. Rosanna Marchioni, mamma mia, ma accidervola. Allora, Rosanna Marchioni, viene da te una signora che ha un carattere molto forte, per quello ho fatto acidervola, no? Insomma, un minimo. Vabbè, viene da te questa signora dal carattere molto forte che mi sta dicendo delle parole molto semplici, mi sta dicendo che ti vuole molto bene, mi sta dicendo che forza, mi dice, dai, fatti forza assolutamente, non e mi fa vedere dei fiori. Che fiori sono? Sono bianchi, fatti così, no? Io non conosco i fiori. No? E mi dice che sono bellissimi. E il suo messaggio è che ti vuole tanto bene. Questo è il messaggio che ti dà, ok? Allora mi dicono andare in su con la chat. Io seguo, eseguo quello che mi dicono. Che belli che siete con tutti questi cuoricini, signori miei. È proprio così che deve essere. Il vostro cuoricino li avvicina in una maniera. Angela Paolo Rallo dice: ho perso mio fratello quasi 4 mesi fa. Ok, dice che c'è stato un rumore che ha fatto sul comò.
un commocolo lì, sì, della camera. Ed era lui. Però ecco, è riuscito a fare questo che voleva dirti che era lui, però tu non l'hai capito. E poi lui ha dovuto andare perché giustamente l'aspettavano nei piani alti e adesso si sta dando un grande affare. Ha incontrato il nonno, ha incontrato un cos'è? Un gattino. Ha conosciuto anche persone della sua famiglia che non aveva mai visto, non conosceva assolutamente, e c'è lui assomiglia moltissimo, che gli è rimasto anche impresso, quando l'ha visto, assomiglia moltissimo a una persona del vostro albero genealogico, ma è quasi uguale, quindi dice quando io l'ho visto, perché non l'ho conosciuto in vita assolutamente, non sapevo niente. Sono un po' rimasto perché veramente mi assomiglia tantissimo. Mi ha detto, mi sembrava quasi di vedermi allo specchio, ecco. Ok, Anna, giusto, vedo per te, invece arriva un uomo magro, con una fronte abbastanza importante. È un uomo che ha sempre cercato di dare giustizia alla propria famiglia, di dare sempre un po' di allegria, un po' di freschezza, ecco. Ed è infatti quel messaggio che ti dà è questo. Lui dispiace perché sta vedendo che questo non c'è, non c'è più, ecco. Quindi ti esorta, che parolone, non sì, ti esorta a utilizzare più allegria, cioè a infondere più sorriso. Mi dice, basta, fammi un sorriso, fammi un sorriso. Quando sei triste, fammi un sorriso. Ecco, lo dedichi a me e io sono a posto. E vedrai che tutto il resto andrà bene. Questo è il messaggio. Forte. Lucia Bollis. Niente, è andata su, ma non importa. Lucia Bollis, allora, ho visto così che nella tua cosa c'è un cagnolino, ma in realtà di là ne hai uno bianco e nero, tre il marrone, qua il terzo è tutto nero. Dice, però io ero piccolo quando lei c'era. E poi arriva quest'uomo meraviglioso. Bello come il sole per te, proprio bello. Con un'andatura, sembra quasi da modello, un'andatura bellissima, ha un portamento meraviglioso, è un uomo, io lo vedo con i capelli castani un po' brizzolati, però sai, loro di là si ringiovaniscono anche, specialmente quando sono un po' vanitosi. E quindi arrivano da me di molto ringiovaniti, ma tanto comunque se volete li conoscete, voi li riconoscete, punto. Con tutti questi animali e sta camminando e c'è anche c'è Gianluigi che lo sta guardando, vabbè, insomma, se la tira, cioè è bello, niente da dire, ecco. Quindi lo stiamo guardando tutti e due, e tu, vabbè, questo è il messaggio, ok? Come vedete sono messaggi anche molto molto particolari, no? Giustamente. E non mi sfuggire Luciana Carlini che mi è caduto l'occhio. Luciana Carlini, eccola qua. Amore, è una persona, una signora di là che ti ama follemente, proprio mi fa così. Proprio ti tiene. Lei ti ha tenuta. Anche ti ha tenuta così. E quando da piccolina, da neonata, mi fa vedere questa sensazione che dà di grande tenerezza, di grande amore, quando ti ha tenuto tra le braccia questa signora, è stata una cosa meravigliosa. Se, ha sentito una tenerezza dentro di sé che ancora adesso, ogni tanto, quando viene a trovarti, specialmente di notte,
ancora adesso cerca di infonderti questa tenerezza meravigliosa. Ed è un gran regalo questo per me, quando ti trasmettono questa tenerezza. Sei molto fortunata, davvero. Non capita a tutti. Vera Sciarretta? È lei che le piace il rosa? Perché mi è caduto l'occhio su di te, Vera Sciaretta. È a lei che piace il rosa? Rosa così chiaro, eh? Non il rosa acceso, rosa così chiaro. Te lo chiedo perché c'è questa ragazza che mi ha detto che per sua mamma aveva piacere che io mettessi qualcosa di rosa, quindi sono riuscita a trovare proprio questo tipo di rosa. Sono riuscita a trovare questo pupazzo meraviglioso. Sì. E quindi mi ha detto che il suo messaggio è questo, per farti capire in maniera materiale, perché dice: io sono sempre stata una persona terra, cioè materiale, terra terra no, anche una grande sognatrice, questa bimba. Io chiamo tutti bimbe, bimbi, bimba, anche quando sono grandi per me sono sempre bimbi. Però le piaceva molto questo rosa, questo colore rosa. Ed è il messaggio per la sua mamma, ecco, quindi Giulia, amore di mamma, sì, mi riviene anche in un'altra chat, figurati te, quindi mi sa che ci siamo, sì, credo che sia proprio te, ok. Federica Arcagni dice: ciao Fabio, grazie per tutto. La risposta di Fabio è una risposta che credo solamente le persone che lo conoscono possono capirla. La risposta che dà, bellissimo tra l'altro, bellissimo, è diciamo quelle bellezze un po' magnetiche, ecco, non è canonicamente bello, è magnetico, è un viso molto accattivante, ecco, interessante direi. E niente, comunque sta dicendo... Vabbè, sì, me lo devi ripetere, grazie. Perché diceva, adesso mi tocca ripetertelo. Vabbè, ho capito. Hanno fretta stasera, eh? Tutti fretta. Ah, ecco, sì. È anche un po' puntiglioso. Perché lui dice che lei ha scritto, grazie per tutto. E lui risponde, ma chi è che ti ha detto che ho finito di... aiutare. Infatti, perché gli hai posto il limite? Grazie di tutto, ma lui non ha mica ancora finito, eh? Ok. Bene. Santa Cozzolino, 3 giorni, 23 ore, la sera in luna piena verranno a trovarti tua mamma e tuo papà. Te l'ho detto veloce perché loro sono andati veloci. E semmai risenti la diretta. Sono già andati, Santa Cozzolino, quindi non riesco a ripeterti quello che mi ha detto. Maria Esposito, il rosa chiaro? Le piaceva il rosa chiaro? Io sto cercando una ragazza che le piaceva il rosa chiaro, che era una sognatrice, ma con i piedi per terra nella vita, che aveva una dentatura, diciamo, importante, insomma, no? A proposito, Anna Maria Baroni c'è in questa diretta, che abbiamo parlato di questo suo figlio che corre tra le ali degli angeli, che mi ha fatto una roba a vederlo, non avete idea. Ok. Lucia Boli, sei il mio papà, da giovane era molto, molto bello, eh? È un po' vanitoso, sì, perché... Non... Allora, io devo dirti così, Lucia, tuo papà, dai, siamo sinceri, io e Gianluigi lo diciamo insieme, dai, non è che lui era vanitoso, è che quando sei proprio bello, hai l'atteggiamento del bello,
che ovviamente tu sai che ti guardano, quindi è normale che una persona che sa già di essere così si tiene un pochettino di più, ecco, ma non è che lui fosse vanitoso, no, è vanitoso per questo motivo, ecco, volevo precisare. Okay, perché sono vanitoso è una parola forte, mi ha detto che io assolutamente non sono. Quindi voleva precisarti questo. Ok, ora devo socchiudere un secondo gli occhi che arriviamo, eh. Miriam Mari, immagino che sia il tuo papà, ha una personalità, una persona comunque che ecco, non è assolutamente biondo, neanche dopo un po', e non è biondo né di fisicamente né di personalità, nel senso che è una persona che è molto, è tutta ad un pezzo, una persona che non ha... di poche parole, però quelle poche sono quelle giuste, quelle che non si disperdono, no? Quelle che arrivano dritto dentro il cuore. Era una persona anche che sapeva scherzare, quindi quello che mi sta dicendo è che ti sta mettendo il dito, ti sta toccando il cuore, no? E lo fa con un fascio di luce verde. Quella. Vuol dire che non è stato tanto bene questa persona, però io non amo vedere quando loro stanno male. Io voglio vederli che stanno bene. Grazie. Ok, ha capito. E quindi niente, mi ha fatto vedere questo dito che si mette sul tuo cuore ed è, dovresti sentire. In un certo senso, ecco, non dovresti sentire calore. Lui dice il contrario. Dovresti sentire come un po' freddino, tipo un brividino, qua, ok? Quindi non ti spaventare, che è lui, ok? Anna Maria Baroni, ho letto! Oh, Anna Maria, grazie a Dio ci sei! Hai sentito? Anna Maria Baroni, ti prego, ti prego, ti prego. Abbiamo parlato di te all'inizio, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, perché ci tiene tantissimo, ti prego, ti prego, ti prego. Rivedi la registrazione, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, perché ci tiene tanto, 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 ok? Scusate. Lui fa così, cioè non sono io, intendiamoci, che sono così. È lui che dice così alla sua mamma, eh? Oh. Non vorrei che mi prendessero per matta, ok? Oh, meno male che mi sono contenta. Ok. Anna Rita Giochi, mi è arrivato la tua chat, ma mi è arrivato il messaggio per te. È una figura maschile, con un capello castano, lungo, spettinato, e ha degli occhi a mandorla, con un bellissimo sguardo e bellissime ciglia. Degli occhi mi sembrano chiari, ma posso sbagliare tra un verde e il marrone, ma posso sbagliarmi, te lo dico già. Perché vederlo così, perché è anche un po' immerso un po' nella nebbia, perché viene veramente dai piani molto molto alti.
Se viene da me e Gianluigi, tutti e due che aspettiamo, e lui è molto umile. È molto umile, dice: che cosa dovrei dire? Descrivetegli il mio sorriso. Perché è bello sapere che qua le persone stanno bene. Quindi diciamo che è una persona molto molto altruista, ecco, perché non si preoccupa tanto di dire il suo messaggio quanto di dare un messaggio a te come a tutti. E la cosa più bella è questo sorriso che si illumina di questa luce cristica, e veramente non ci sono parole per descrivere la felicità, la serenità e l'amore pieno che porta dentro dall'oltre. Vani, valente. C'è un signore per te, è un po' stempiato, è un po' robusto e mi fa sentire il profumo di dolci, ma di dolci come i dolci delle bancarelle, ecco, per darti un'idea di quello che sto sentendo. E mi dice che quando senti il profumo intenso di dolce, ma dolce proprio di zucchero, zucchero a velo, ti rendi conto proprio dolce dolce, tipo le sagre quando ci sono le bancarelle, no? Che attraversi queste bancarelle nelle fiere e ti arriva questa ventata di profumo di zucchero e di mandorle zuccherate, caramellate, ecco che sai che lui è vicino a te. Tiziana, la zia Rossi, corre perché invita Luca in carrozzina. Io questo bambino l'ho visto, questo bimbo, corre tantissimo sulle ali degli angeli, muove le braccia così, e soprattutto urla questa felicità immensa. È un urlo, cioè, avete mai sentito un urlo di felicità estrema? Cioè, se ci fate caso, normalmente noi urliamo per dolore. È difficilissimo che noi sentiamo urla di felicità, molto difficile. E beh, io con lui le ho sentite. Stefania Londini, c'è questa signora con i capelli bianchi, bassa e un pochettino robustina, appena appena. Comunque, che mi sta dicendo che tu senti tutti questi brividi, eccetera, eccetera, perché è preponderante in te un sesto senso molto spiccato. E quindi sarebbe bello se tu riuscissi a te stessa a imparare a comunicare, no? E non attraverso tipo persone come me. Anche perché nella tua famiglia sono molto riservati, a parte questa donna che invece era chiacchierina da matti, proprio. Però normalmente nella tua famiglia sono tutti molto molto riservati, quindi giustamente ecco quello che ti dice, sarebbe bello che tu imparassi per comunicare direttamente tu. Siete talmente tante che adesso però la chat comincia ad andare un po' in velocità. No, Anna Rita, giochi? Non mi ricordo.
ricordo di aver parlato con te, Narita. Però non sono sicura che non è lo spirito guida, è un'altra cosa. Io non vedo gli spiriti guida. Allora, Maria Teresa Adriani, sei avvolta in un fascio di luce azzurra. Così. Prova a portare qualcosa di azzurro che ti aiuta molto a sconfiggere quelle piccole paure, ok? Per quanto riguarda invece quando non riconoscete, perché può succedere che non riconoscete magari le persone che vi mandano i messaggi, solitamente la gente le riconosce, lo so perché poi mi danno i feedback in Messenger. Li riconoscete dopo un po' di tempo, che può essere magari un amico che avete conosciuto, può essere un vostro avo, può essere magari un nonno, un bisnonno o qualcuno del vostro albero genealogico che viene a dirvi qualcosa, ma sono tutti concatenati, no? Come le costellazioni familiari, sono concatenati, quindi quando vi dicono qualcosa o c'è una descrizione di qualcuno, andate a fare una ricerca in questo modo. Riuscite ad avere una conferma e il perché avete avuto questo tipo di messaggio. Mariella Astolfi. Ecco, Mariella, vedo una cosa un po' particolare, nel senso che se io dovessi prenderti gli occhi, i tuoi, e li metto di là, vedo gli occhi, ma solamente gli occhi. Dice, a me interessa che sappia che questa parte che tu hai, io li vedo. Esattamente in questa figura. Ed è tutto quello che ti devo dire. Velocissimo. Maria Tenesa Danese, dovevamo prenotarci, no? No. Ok, ve lo ridico velocemente perché fra un quarto d'ora devo richiudere, che dopo di me c'è Max Giunta, se non erro. Io dico sempre questo, bisogna prenotarsi, io rispondo proprio così come ho risposto a una signora. Per un abbraccio, bisogna prenotarsi? No. Sarebbe bello se fosse così semplice, no? Io mi prenoto, pago il biglietto e quello che mi interessa dall'oltre arriva. Ve l'ho messo in maniera simpatica, vero? Perché non è così. Non è che le persone che vivono la spiritualità o nella medianità possono fare cose che sono di fantasia, veramente di fantasia, no? E semplicemente ci sono delle persone come me, anche meglio di me, dire la verità, che viaggiano in astrale, vanno di là, nel mio caso io vado di là e aspetto, come in un cancello vicino a Gianluigi. E vengono incontro da me le persone e poi mi fanno cadere l'occhio nel vostro nome di questa chat e do il messaggio. Facciamo un esempio. Maria Romana Morini, è caduto l'occhio su di lei e su di lei viene questa signora con gli occhi scuri. Vabbè, sarebbero bianchi, ma lei dice che li vuole avere scuri. È una donna che ha avuto una grande passionalità, veramente ha vissuto la vita con grande passione. Ha messo la passione in tutto e per tutto. La passione addirittura, alle volte l'ha persino
un po' rovinata, a dire la verità. Sì, veramente. Ti chiede di vivere con passione, di avere il coraggio delle tue scelte, di fare la vita e di vivere con passione. Perché ti vuole vedere felice. Questo lo vogliono tutti di là, eh? Sì. Mi cade l'occhio sul cuoricino. Di Mara possa mai. E mi dicono, ti faccio cadere l'occhio qui perché lei ha sofferto molto. Ora, io penso che tutti nella vita, o bene o male, soffriamo un po', no? Però diciamo che questa signora con grande tenerezza mi dice proprio che ha proprio sofferto molto e quindi il sapere che, ecco, mi fa un discorso un po' contorto, cerchiamo di decifrarlo, però mi dice che se lei sa che di là, dall'oltre, lei vede anche questa sua sofferenza, non può fare nulla perché c'è il libero arbitrio per tante situazioni, però il solo sapere che qualcuno come lei vede la nostra sofferenza è come avere qualcuno che la condivide, no? Un po' avere un balsamo, davvero. Succedono queste cose, sto soffrendo molto, però so che tu ci sei, che sei vicino. Ecco, questo è il messaggio che voleva darle nel dire sto vedendo la tua sofferenza. Tiziana, la zia, mi prenoto per un abbraccio con Gianluigi. Ci sono prima io. Hai scherzo. Sono belli i nostri messaggi, vero? Sono veramente, loro sono veramente tantissimi e non è facile per me alle volte esprimermi per tutti quanti, poi quando ci sono delle vibrazioni così tanto tanto forti, per me è ancora peggio perché sento le vibrazioni da questa parte, ma sento anche le vostre, no? Giustamente le vostre vibrazioni, che sono veramente anche lì molto molto forti. Ok. Che belli i vostri cuori. Ok, no, niente chat, è arrivato un signore, perché ho detto che fra 10 minuti finiamo, ma è un signore che è arrivato, lo facevo prima di dirvi così, Gianluigi ha aperto il suo cancello per farlo passare subito, un signore, un uomo alto, di una no, normale, non è assolutamente grasso, ma non è assolutamente magro. Ha un bellissimo portamento, è un uomo normale nella media castano, che castani, niente di che, estempia, c'è cioè una fronte molto alta e mi dice questo. È strano che io capisca quest'uomo. Dice, vengo per fare un saluto alla mia dadina e per dirgli che sono qua con la sua nonna, siamo insieme, di non preoccuparsi, che noi stiamo bene, di alla mia dadina che noi li vogliamo tanto tanto bene. Ok? Quindi questo è il messaggio che dà quest'uomo, che non so chi sia, che cosa dice, non so. Non so neanche per chi è, non ne ho idea. Ha dato e è andato. E mi ringrazia anche, diciamo, molto educato, perché ringrazia. Grazie, grazie. Ok, torniamo alla nostra chattina. Daniele, Tatina, Dadina, Tatina. Può essere Dadina, Tatina, che ne so,
Perché poi anche il suono non è facilissimo, è dadina, tatina, insomma. Tina Pia De Angelis, dice Alessio, ti mando un enorme abbraccio, ti amo figlio mio, ciao cuore, ci vediamo nei sogni. Dice no, no, non ti vuol vedere nei sogni. Lui vuole che tu lo percepisca. Vuole che tu lo percepisca, sì. Esatto, si è un po' come devo dirti sinceramente che si è un po' stancato di dover sempre avere un tramite. Quindi lui adesso vuole che tu lo percepisca, vuole che ti metti lì, dice fai come vuoi, mamma, ma devi farlo da sola. Mi è venuto in mente che Anna Maria Squeri, quando ha cercato di parlare con Gianluigi all'inizio, raccontava che ha provato a fare la psicoscrittura, no? E ci ha messo veramente tanto tanto tempo, però poi ce l'ha fatta. Non ti dico una cosa del genere, forse sì, cioè comunque cerca di parlarci e sentirlo, mettiti in modo e in maniera che tu possa riuscire a imparare a sentirlo da sola. Perché lui viene tutte le notti, con la sua vibrazione, si posiziona nell'incavo qua del tuo corpo e lo fa vibrare. Alle volte tu lo percepisci e di notte dice che fai così, ma alle volte no. E a lui dispiace perché vuole assolutamente che tu lo senta senza un tramite. Quindi fai quello che vuoi, e vai dagli insegnanti che vuoi, ma comincia ad imparare ad ascoltare come si fa ad ascoltare. E sono sicuro che tuo figlio, che è testardo come un mulo, te lo dico con molta dolcezza, tesoro. Sono sicuro che farà tanto, che prima o poi tu riuscirai a imparare davvero a sentirlo. Ovviamente devi sentirlo non con gli occhi, non con le orecchie, ok? È una sensazione molto diversa, come quando ce l'hai nella pancia, che sai che c'è, ma non lo vedi, ecco, la stessa cosa. Devi rimparare un po' questo, ok? Poi facci sapere, in questa lungo tragitto, se sei riuscita presto, ti auguro molto più prima del previsto. Con un figlio così testardo, non lo metti in dubbio che sicuramente riesci prima. È vero, Anna Maria, sabato siamo di nuovo insieme con Anna Maria Squeri, sì, sabato, con Gianluigi anche. E poi arrivano quei figli che, ecco, nascono per essere guardati, no? Sai quei figli che ti dicono: guardami mamma, guardami, guardami mamma, vieni a vedere mamma, vieni a vedere, no, guarda cosa ho fatto mamma, mamma. Sì, c'è proprio questo figlio che è così e proprio mi dice: io vorrei che fosse qua, che vedesse come sono diventato bello, come sono bello, guardami mamma, guardami mamma. Mi è scappata la chat, credo che si chiami Gabri. Però è avvolto in questa luce bellissima, ma è molto. Ecco, lui è vanitoso di sta cosa. Cioè, è molto vanitoso di vedersi così messo, tutto luminoso, tutto bello, tutto. Sì. Infatti, se fosse, ti direbbe veramente come faceva da piccola: vieni mamma, vieni a vedere, guarda, guarda che cosa ho fatto, o guarda come sono bravo, guarda che bel disegno, guarda che come sto cantando bene, guarda che cosa ho fatto, guarda cos'è. Tutto così. Cioè, praticamente tu dovevi passare la vita a guardare tuo figlio così. Che forte. Sì, sono veramente belli questi messaggi, avete ragione, sì. Dunque,
Noi abbiamo questi 3 minuti di tempo. Io volevo in questi 3 minuti, tanto poi ci vediamo sabato, con Anna Maria Squeri, però io volevo ringraziarvi con tutto il cuore, perché nel corso di tante dirette finalmente ho visto tanti cuori e tutti questi cuori hanno fatto sì che loro sono riusciti ad arrivare e a creare un ponte, no? Quindi più voi mettevate cuori e più voi pensavate all'amore e non alla sofferenza causata dalla loro mancanza, e più loro sono riusciti a trasmettere questi messaggi, no? Perché a tutti noi mancano tantissimo, a tutti noi. E loro sanno già, perché loro guardano e parlano con il vostro, con la vostra anima, con il vostro spirito, quindi loro sanno già che gli mancate da morire, però sono talmente tanto invasi d'amore che sanno che siamo, che c'è tutto un disegno dietro, quindi loro non riescono, come è giusto che sia, a percepire, grazie a Dio, la sofferenza che noi abbiamo verso la loro mancanza, anche perché se ci pensate sarebbe dolorosissimo, no? No, loro sono immersi nell'amore totale. Per tutte le mamme, la volta scorsa abbiamo detto che i loro bimbi si mettevano dentro la loro pancia e la facevano tremare. Invece, per quanto riguarda oggi, tutti i bimbi della luce, anche i bimbi grandi e le bimbe, specialmente quella che le piace a rosa, faranno sentire a tutti il profumo di zucchero filato. Perché bisogna che dia una prova reale ai genitori che loro sono, ok? Io vi lascio allora adesso a Max Giunta, ci vediamo sabato qui con Anna Maria Squeri, vi ringrazio tantissimo e vi ringrazio soprattutto di tutto questo amore. Un abbraccio a tutti voi, questi di qui, quelli di là.